un ringraziamento ai nostri musicisti che hanno aperto questo evento e un saluto a tutti voi. Ho il piacere di chiamare subito a una testimonianza su Venturino l'architetto Mario Botta. Allora, innanzitutto grazie per questo invito. Questo è un luogo aulico e io invece darò una testimonianza profana, quotidiana. Però vi devo dire anche che sono salito questi gradini pochi secondi fa e ho una certa emozione perché in questo presbiterio io ero stato oltre 50 anni fa, quasi 60. Se ricordo bene nel 1958, dove ho disegnato questo ambone, gli scranni e l'altare, perché era il momento in cui il Concilio Ecumenico Vaticano II aveva stravolto l'iconografia delle chiese per adeguarsi alle nuove condizioni liturgiche che volevano che si celebrasse verso i fedeli. Quindi un ritorno, ricordo i momenti di lavoro con Alfonso Fontana, il falegname di Stabio, che ha curato la costruzione di questi addobbi. E quindi è un destino strano, perché parallelamente a questo mio impegno giovanile, io credo che fossi ancora apprendista da Tita Carloni, avevo appena finito, e mi era stato dato l'incarico non formale, benevolo, di occuparmi di questo, è stato praticamente il mio primo lavoro di arredo, ma parallelamente avevo finito il liceo artistico a Milano, dove avevo incontrato Venturino Venturi come artista. Avevo due Venturi di riferimento: Lionello Venturi, lo storico che aveva teorizzato l'impegno sociale dell'arte, e questo personaggio che non ho mai incontrato di persona, dicevo prima alla nipote, Venturino Venturi, che mi aveva affascinato per quelle poche immagini che avevo visto con i suoi volti. Vedo che è un pittore, ma soprattutto uno scultore straordinario, proprio per questa sua capacità nell'arco del XX secolo di avere un riferimento diretto con l'arte romana, romanica, dove anch'io ho dei debiti culturali verso il romanico lombardo, verso il romanico della cultura dell'Italia del Nord. Quindi c'è un caso di oggi, questo incontro è improvvisato. Sapevo di trovare Armando Torno e speravo anche di poter portare un amico comune che però non è dovuto restare, Dario Fertiglio, che è dovuto restare a Milano. Però l'ho fatto volentieri anche perché mi aveva coinvolto al momento della collocazione, più per una ragione statica di questa scultura, una scultura in marmo massiccia, monolite, e quindi c'erano anche dei problemi proprio per il trasporto. Avevo dato una mezza idea, a dire la verità io l'avrei posta in un'altra collocazione, ma poi per una serie di ragioni, che cosa fatta a Capuano, ho avuto ragione loro a piazzarla dove l'hanno piazzata. Quindi, come vedete, mi lega a Venturino Venturi anche una serie di aneddoti personali. Sulla pietà che vediamo, io credo che Armando
ritorno dirà, ci darà qualche chiave di lettura molto, molto più forte, molto più pregnante, però io credo che una testimonianza del XX secolo straordinaria, perché si collega alle grandi pietà di Michelangelo, della tradizione della cultura italiana, è un tema, quello della pietà, che risuona dal lontano Medioevo su, praticamente non c'è periodo storico che non abbia toccato un confronto con questo tema della madre e del figlio deposto, e quindi non fa parte dell'iconografia cristiana, fa parte di un'iconografia che ha toccato la storia dell'arte e quindi che ci ha in un certo senso, magari anche indirettamente, formato. Ecco, io quindi devo solo dire grazie agli interlocutori e a chi ha avuto l'idea di far sì che questa scultura di Torino Venturi fosse presente anche a Mendrisio, e grazie dell'invito che mi avete dato. Ringraziamo Mario Botta per il suo intervento. Adesso brevemente due parole, solo per ricordare che questa scultura nasce da un affetto che va a braccetto tra Mario Luzzi e Venturino. Ricordo una visita al suo atelier accompagnato da Mario Luzzi, e questo artista immerso già avanti negli anni, immerso tra le sue opere, parlava quasi con segno profetico, e mi disse, ma sai, quando arriva l'ispirazione è bello, è quasi l'inizio dell'opera, però io ho bisogno di un lungo momento di purificazione. Si diceva con Don Claudio, una sorta di monaco che aveva bisogno di una forza spirituale di purificazione, quasi di castità, per poter poi affrontare nella pratica, con le mani, con lo scalpello, con il pennello, con la matita, per affrontare l'opera per la quale si sentiva ispirato. E questo è molto bello. In un altro intermezzo poi vi leggerò una lirica di Mario Luzzi per Venturino, lirica che troverete poi alla fine dentro la brochure che abbiamo predisposto, e dove troverete soprattutto la prima parte, molto molto importante, perché è un po' tutto il pensiero di Mario Luzzi, che era un fraterno amico di cultura, non era soltanto un'amicizia così, facevano le cose insieme. Un risultato di questo fare insieme potreste ammirarlo a Firenze, a Villa Bardini, dove la nipote, l'archivio Venturi e il museo Venturi ha curato qualcosa direi eccezionale, cioè una mostra di 54 tavole, tutte dipinte da Venturino su terzine della Divina Commedia. Un piccolo particolare: le terzine della Divina Commedia, Purgatorio, Inferno e Paradiso, erano state accuratamente scelte da Mario Luzzi. Adesso però chiamerei Don Claudio, che ho trascinato
affascinato in questa impresa, nel senso vero della parola, cioè il responsabile nei confronti del Ministero italiano a Roma e delle sovrintendenze della dogana di Pontechiasso è ben Claudio, è Don Claudio Premoli come arciprete della parrocchiale di San Corso della Via. Buonasera, benvenuti a tutti. Quello che ho pensato su questa scultura l'avrete letto, qualcuno di voi l'ha già letto ieri sul giornale e poi lo troverete ancora in questa pubblicazione che sarà poi data a tutti voi. Com'è nata questa avventura? Da una proposta di Paolo e io ho accettato subito. Sono andato a Milano perché in questi mesi, prima di essere a Mendrisio, è stata esposta nella Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano. Santa Maria delle Grazie, sapete, vuol dire Leonardo da Vinci, vuol dire Bramante, vuol dire Solari, quindi c'è anche un po' un addentellato con le 25 Solari, la prima parte. E in una cappella della parte solariana era stata esposta in questi mesi questa scultura, a mio parere molto bella. Molto bella perché ci indica qual è quello che deve fare il cristiano, custodire Gesù Cristo. Il primo gesto di custodia di Gesù Cristo è stato proprio quello della Vergine sotto la croce. Sotto la croce, quel sabato santo, iniziava il sabato santo, le luci del vespro di quel venerdì sera, iniziava il grande giorno del silenzio. Però qualcuno custodiva tra le sue braccia questo silenzio e poi ha consegnato alla tomba questo silenzio, questo morto. Perché Gesù è veramente morto ed è veramente risorto. E i segni di questa morte tragica, sono scolpiti nella pietra di questa scultura, nella pietra, nel marmo, in questo marmo bellissimo, il marmo statuario di Carrara, che è il marmo più bello di queste sculture. È segnato da questa morte, vedrete sul corpo di questo Cristo come una fossa, qui, sul petto, un buco. Questo buco indica questa morte, questo annientamento. Ma la Vergine Maria ha accolto fra le sue braccia quello che era suo figlio e che in quel momento era morto. Lo ha accolto e lo ha custodito. E io quando sono tornato da Milano mi sono inginocchiato davanti alla Domenica, no? Mi inginocchio sempre davanti al Santissimo quando espongo la pisside con le particole consacrate o quando le ripongo per finire la messa. E non so se vi siete mai accorti, su quella porticina del tabernacolo c'è proprio una pietà. Allora mi sono detto, questa custodia di Maria è la custodia della Chiesa, è l'inizio di questa custodia della Chiesa che si è presa in carico di portare al mondo il corpo del Signore, di custodire e di portare a tutti gli uomini il corpo del Signore, il corpo vivo del Signore, perché dopo 3 giorni da quella tomba il corpo glorioso del Signore risorge, viene fuori da quella tomba, viene fuori ed è custodito da quel giorno dalla Chiesa, così come ha voluto il Signore. Ecco, per me questa immagine della pietà mi rimanda a questo mistero, il mistero della custodia del corpo di Cristo da parte della Chiesa e quindi da parte di ciascuno di noi. Quello che poi ho scritto ancora relativamente a questa scultura, quello che mi ha ispirato a questa scultura, lo vedrete poi su questo articolo che abbiamo pubblicato, su questo libretto. E ho pensato anche che era bello averla qui in mezzo a me. Vi ringrazio Don Claudio e a questo punto però chiedo a Don Claudio e alla dottoressa Lucia Fiaschi di andare a scoprire la scultura. Volevo segnalare anche questa cosa che è importante. Mi è stata fatta una domanda prima, dice ma com'è andata questa sequela di richieste per far arrivare qui questa scultura, che comunque è una scultura che risiede in Italia, che ha
parecchi vincoli, ve ne dico uno molto preciso: la scultura può essere esposta solo in luoghi di culto, è un vincolo proprio iscritto ai beni culturali. Beh, devo dire che ho trovato una grande professionalità sia alle soprintendenze di Siena e Arezzo, sia al Ministero dei Beni Culturali, sia a Brera, che ha dato il permesso finale per l'esportazione. Direi per ultimo, in questi casi c'è sempre secondo me un angelo che gira, perché io sicuramente non sono un esperto di esportazioni di sculture o di cose tipo i musei. Beh, all'ultimo dovevo chiamare le dogane di Como, perché poi avevamo bisogno dell'atto finale, ovvero della esportazione temporanea. E all'improvviso le dogane di Como mi hanno mandato alle dogane di Pontechiasso. E lì ho avuto la fortuna di incontrare questo funzionario, che è una signora Serenella Rossi, che mi ha aperto la strada, interessata, direi, al di là della funzione, giustamente, della funzione di controllo di tutti i documenti, era interessata a questo evento, cioè a questa scultura che arrivava qui a Vindiglia. Quindi devo dire, confessare che ho trovato una grande professionalità in questo tipo di istituzione italiana. Ringrazio della presenza anche il sindaco di Mendrisio, Carlo Croci, che ci onora proprio con la pressa venuto qui. Vi dicevo che troverete dentro a questa brochure, che poi ritirerete al termine di questo nostro incontro, questa poesia di Mario Luzzi, Atelier di Venturino. L'esserci, il primo e più nudo dei misteri, mi chiedo, delirando il come, gli chiedo il perché, si sposta verso il profilo della sua incarnazione, lui scompare sotto i flutti d'oscurità, umilmente, se no, all'altro capo dello stesso enigma, lui, nel bulbo del sonno, si prepara. Lui sente già alta sulle dune la stella puntata della sua natività e stupisce di questo. Pensieri che ho avvertito vibranti nell'aria, svegli tra la pietra intatta e quella già formata, o Atelier. Adesso lascio la parola alla dottoressa Lucia Fiaschi, nipote di Venturino, direttrice dell'Archivio Venturi e del Museo Venturino Venturi di Loro Ciuffetta. Grazie Paolo, subito vi ringrazio. Siete numerosi e siete una bella comunità. Noi tutti però dobbiamo grazie a Don Premoli, che ospita questo evento stasera e ancora a lungo questa scultura, e soprattutto a Paolo Mette. Senza di lui tutto ciò non sarebbe stato possibile. E non è semplicemente un ringraziamento dovuto, è davvero quello che io penso. Soltanto Paolo, con la sua determinazione e la sua passione, può raggiungere questi obiettivi. La scultura, come già è stato detto, è stata a Milano, è stata nel Santa Maria delle Grazie e arrivò la scorsa Pasqua, e qui trascorrerà le prossime festività pasquali. Quindi è un anno, sarà un anno alla fine che ha lasciato la sua Milano. Dunque, la scultura fu eseguita da Venturino Venturi alla metà degli anni 90 per la chiesa romanica di Micciano, appunto un'antica istituzione che data più o meno all'anno 1000,
Grande, che si trova a un passo dall'antica città di Anghiari, e la committenza fu una committenza privata, quella della famiglia Bartolomei, allora senatore, la volle dedicare alla moglie da poco scomparsa. La famiglia Bartolomei poi ne fece dono alla chiesa appunto di Micciano, che è l'abituale casa di questo capolavoro. Venturino è scultore, lui stesso si definisce scultore, e poi, anche se evidentemente è stato un uomo anche di penna o di pennello, ma essenzialmente lui si è sentito scultore. E l'affrontare nella tarda età, perché siamo appunto alla metà degli anni 90, Venturino era nato nel 1918, uno straordinario blocco di marmo statuario di Carrara lo fece sentire per una volta fratello di Michelangelo. Il nome di Michelangelo è già stato fatto stasera, è evidente che nell'immaginazione di Venturino la pietà giovanile, quella dei Vaticani, è presente, ma è anche presente ovviamente alla voi, alla prossima pietà romanina che si trova appunto a Milano. Ma non è tanto quello, noi siamo a fare una lezione di storia dell'arte, ma cerchiamo semmai di entrare nella sintonia di Venturino. Allora, il tema della pietà è un tema antico, il Cristo che si adagia sulle ginocchia della madre, si origina probabilmente nel Medioevo tedesco e poi arriva a Michelangelo e avanti fino ai giorni nostri. La cosa che ha colpito Venturino è questa: nella sua visione del mondo, che è una visione del tutto personale, del mondo non come esperienza sensibile, ma del mondo come esperienza trascendente, tutto ha a che vedere con la maternità. Venturino è stato rappresentato in mille maniere la maternità, laddove la madre e il figlio sono uno nell'altra. E allora che cosa accade? Quando Cristo muore, perché muore, come ha sottolineato appunto Don Premoli, viene accolto dalla madre, che non si limita a essere lui il sostegno, cioè le ginocchia che lo sostengono, come nella tradizione iconografica, ma dentro di lei lui trova rifugio. La madre diventa quindi anche la sua tomba, il luogo da dove lui poi dopo tre giorni rinascerà. Questa è l'idea che ha Venturino. Se voi infatti guardate quella pietà che abbiamo qui ed è straordinaria, quel blocco di marmo non li separa. Essi non sono una donna che piange, un uomo che muore, ma sono anche la medesima materia. E non può essere diversamente. Così come nel ventre della madre si trova la vita fisica, attraverso la madre noi rinasciamo la vita eterna. È un concetto ardito, ma vi posso garantire che questo era il pensiero di Venturino. E dalla madre si rinasce la vita, ancora una volta. Del resto il mistero dell'Annunciazione, tante volte rappresentato dallo stesso Venturino, ma anche patrimonio comune all'arte di ogni tempo, vuole che la Vergine Maria fanciulla, nell'istante in cui accetta di essere madre del Cristo, veda la morte del figlio. Accetti tutto questo perché ne vede anche la resurrezione, e questa esperienza straordinaria non è separata da lei. Ritornando a Venturino, le sue fonti le abbiamo dette, e non vale parlare di queste sue fonti. Certo è che è stato uno straordinario interprete, forse il più importante della metà del secolo scorso, ma che dura ancora nei nostri giorni, del mistero del sacro. Senza nessuna tentazione di, come dire, facilitazione iconografica, ma con un ardimento ed una fede adamantina, quell'esserci di cui Mario Luzzi nella sua poesia Atelier, altro che non è che quello che vi sto dicendo. In quanto al sodalizio fra Luzzi e Venturino, non era semplicemente un'amicizia, ma era come se
uno avesse un linguaggio, ed era l'ultimo il linguaggio della parola, e l'altro un altro linguaggio, ed era il linguaggio dell'altrisima, e dunque dello scalpello o della penna o di quant'altro, e l'uno anticipava l'altro in questo continuo scambio. È stato uno dei grandi, delle grandi cose che il nostro Novecento ha portato. Non se ne parla ancora abbastanza, secondo me, ma è stato un grande portato della cultura e tuttora ne apprezziamo la vivacità. Io vedo che tutte le volte che porto Venturino, prima di tutto a me stessa e poi a tutti coloro che lo vedono, lo trovo ancora perfettamente nel tempo o in alto, come avrebbe detto Mario Luzzi. Non ha nessuna, come dire, possibilità di legare Venturino al tempo che lo vide agire. Venturino è tuttora assolutamente in alto. Poi l'urlo silenzioso di dolore della Vergine non è neanche un urlo, è il silenzio. Quando il dolore è troppo, non ci sono parole, non ci sono strepiti, non ci sono gesti. È come se il dolore l'avesse congelata, pietrificata per sempre. Il dolore che si concentra tutto in quella fossa che scava il ventre di Gesù, che è una ferita che va oltre la ferita fisica. E quel braccio disarticolato che pende, sì, ricordo quello del braccio del Cristo della Pietà di Michelangelo, è ovvio, ma un braccio che pende, che si disarticola, quasi totalmente inerte, eppure nel momento del dolore senza voce, senza parola, senza possibilità di esprimersi, ecco che da lei, insieme a lei, ancora una volta, Cristo rinascerà. Se poi dopo vogliamo leggere la Vergine Maria come se essa fosse la Chiesa, credo che sia corretto, ecco che allora ancora una volta essa custodisce il corpo del Dio vivente. Questo è ciò che io leggo e ciò che con Venturino ho discusso al tempo in cui ultimava questa scultura, ed erano i suoi anni tardi, ma erano anni tardi solo per la sua età fisica. Venturino è stato assolto dall'invecchiare, è morto vecchio, ma era integralmente Venturino. Vi ringrazio. Grazie a Lucia Fiaschi. Adesso passo la parola a Armando Torno. Armando Torno, lo sapete, è un caro amico ed è una presenza ormai istituzionale della nostra associazione, quella dedicata a Mario Luzzi e a Arturo Benedetti Michelangeli. Ci segue, o comunque lo convochiamo, o comunque lo costringiamo a seguirci sempre, a non abbandonarci. Ormai una presenza ci dà grande aiuto e grande conforto nel portare avanti un impegno culturale che comunque è complesso e complicato. Armando Torno continua a essere quindi uno dei nostri punti di riferimento. Grazie Armando, a te. Bene, grazie Paolo e grazie anche a questa occasione. Sono stato chiamato in causa dall'amico Mario Botta e quindi qualsiasi discorso possa fare è un po' su questa scia. Giustamente è stato notato che il tema della pietà ha un'origine medievale, un'origine tedesca. E provate a pensare un attimo come nasce l'idea di scolpire una pietà, di dipingere una pietà, di rappresentare quel momento che i Vangeli non descrivono minutamente, neanche i Vangeli apocrifi, ma che senz'altro c'è stato, perché il momento biblico ci ricorda che Maria è ai piedi della croce, segue tutto, e quindi l'arte dei secoli, l'arte attraverso le sue rappresentazioni, ha pensato di aggiungere un versetto
attraverso le sculture, attraverso le pitture, per far vedere questo momento particolare, quello in cui la madre ha sulle proprie ginocchia, raccoglie il figlio, che tra l'altro gli viene da lontano, gli viene attraverso un prodigio, gli viene attraverso una storia che ovviamente le è anche sfuggita in parte. E le prime rappresentazioni della Pietà, chiunque di voi le può anche vedere, perché sono ancora conservate, i tedeschi le chiamano Westerfield, si trovano ancora conservate, siamo nel tavolo medioevo, e sono delle rappresentazioni in gesso, in terracotta, ma sono molto lontane sia dalla Pietà di Venturino, sia da quelle di Michelangelo, sia da altre raffigurazioni. Sono dei momenti di grande dolore. Pensate ad esempio al Westerfield che si trova nella chiesa di Santa Barbara a Cracovia o nel Museo Diocesano di Klagenfurt. Sono delle immagini strazianti. Il viso del Cristo è lontano dalla madre. La madre è dolorosamente preoccupata quasi di non far cadere questo corpo ormai morto. E c'è tutto il Medioevo con il dolore, con le fustigazioni dentro quelle immagini. Con Michelangelo si è detto tutto cambia e per arrivare a quella Pietà di Venturino si passa appunto da una serie di riflessioni che avvengono nel marmo, che avvengono sulle tele, che avvengono continuamente nell'arte. Don Claudio appunto faceva questa riflessione della presenza indispensabile della morte di Maria, della resurrezione in quel momento, ma pensate quando si trattò per Michelangelo di scolpire le Pietà. Michelangelo ne ha scolpite tre: è stata ricordata la Pietà di San Pietro, è stata ricordata la Pietà Mandini di Milano, c'è anche la Pietà Mandini, quella conservata a Firenze, ed è anche una Pietà che suscita parecchie pagine, parecchie discussioni, parecchie cose. Si dice che la figura di Nicodemo, che aiuta a raccogliere il corpo di Gesù, sia addirittura l'autoritratto di Michelangelo. Michelangelo quando la scolpisce è vecchio, Michelangelo è sofferente. C'è una pagina del Vasari che testimonia una visita a Michelangelo mentre scolpisce questa Pietà di Firenze. È una pagina straziante perché dice che Michelangelo non lo voleva mostrare, la pietra era talmente pura che emanava scintille. Michelangelo soffriva nel forgiarla, nel formarla, e quasi non lo vuol far vedere a Vasari, che invece era venuto per quel motivo. E cadendo in lume, Michelangelo gli dice: anch'io sto per morire, anch'io. E questo è testimoniato nelle vite. Queste tre pietà Michelangelo le ha vissute con estrema sofferenza, ma perché con sofferenza ha creato quel versetto biblico che è presente ma mancava, scritto esplicitamente dagli agiografi, con il quale appunto si arriva a Venturino, ovvero quel momento in cui Maria raccoglie il corpo del figlio. Poi le pietà sono innumerevoli nella storia dell'arte, per dire quella di Rubens, quella di El Greco, quella di Tiziano, sono su tela. Ce ne sono altre che sono meno note, scolpite. Per esempio nel Cinquecento c'è ancora quella di Antonello Gaggini, oppure all'inizio del Novecento troviamo quella di Michele Trepisciani. Sono pietà che si sono conservate in genere in queste ultime due in Sicilia, ma è chiaro che quando Venturino decide di scolpire questa pietà si mette in una storia che è praticamente qualcosa di infinito, che ha le sue radici nel mondo dei testi biblici e dei continui sentimenti che l'arte mostra nei confronti appunto di questo tema infinito, misterioso ed enigmatico. Mi ricordo che una volta, parlando delle pietà di Michelangelo e delle altre pietà, con Federico Zerio, ho avuto la fortuna di parlare con lui un pomeriggio di questo, mi confidò semplicemente che la sofferenza di Michelangelo si vedeva ancora in alcuni tratti della pietra, così come è rimasta in alcuni tratti delle pitture, ad esempio del Greco. E ogni pietà dipinta è anche una sofferenza, è anche una partecipazione al sacrificio del Cristo. Quindi non meravigliamoci se
Torino ovviamente fa un ulteriore salto, fa un ulteriore, diciamo così, balzo in avanti nel rappresentare questo versetto che è stato scritto, ma non si riesce a trovare se non nella storia dell'arte. Diciamo pure chiaramente che ogni contributo d'arte ha qualcosa di sacro, quando ovviamente l'arte è guardata, è osservata, è studiata e diventa qualcosa di nostro, diventa anche qualcosa che ovviamente rappresenta un periodo, rappresenta un'epoca, rappresenta una poesia, rappresenta una poetica. Il giovane Gasparini, poi Gasparini parlerà del rapporto che c'è tra Venturino Venturi e Mario Luzzi, troverà una serie di affinità, troverà, ricorderà tutta una serie di situazioni che i due hanno scambiato, vissuto, che si sono, diciamo così, intesi e che hanno visto nascere reciprocamente. Quello che io posso aggiungere è che effettivamente se uno dovesse guardare in prospettiva la poesia di Mario Luzzi e in prospettiva questa pietà, anche non pensando al resto dell'opera di Venturino Venturi, supponiamo che una persona debba giudicare questo blocco, questo momento, diciamo così, di estrema rappresentazione, si rende conto che sono due discorsi paralleli che entrano con forza nel Novecento. Da una parte la parola che vuol salvare una verità poetica, questo vola alta parola, questo tentativo di salvare dal naufragio dei discorsi, dal naufragio a cui abbiamo assistito praticamente, anche dei valori semantici delle parole, da parte di Luzzi, e il tentativo di rappresentare attraverso un ricorso che scende sino al momento della morte del Cristo, qualcosa di sacro nella pietra. Diciamolo pure che Michelangelo, quando scolpì le sue pietà, cercò disperatamente un legame tra la madre e il figlio e lo trovò in quella unione misteriosa che ognuno di noi può chiamare in mille modi, però diciamo che scolpì l'anima di quel momento, e quel tentativo di togliere la disperazione e di vedere qualcosa che stava al di là della morte permette poi a noi di continuare il discorso. Venturino Venturi ha semplicemente, diciamo così, rappresentato qualcosa di infinito che resterà ovviamente per farci riflettere su uno dei momenti più enigmatici della storia a cui siamo chiamati ad assistere, ed è quel momento in cui Dio decide di morire per divorare la morte e per poter ovviamente redimerci. È ovviamente un discorso che si perde nella teologia e io non posso fare certamente in una chiesa, però pensate, Dio muore, Dio è rappresentato con la morte, al di là della rappresentazione della morte c'è qualcosa che sta arrivando e la risurrezione è già dentro in quella morte, è già dentro nel mistero dell'amore di Dio. Che aggiungere? Se tutta l'arte ha, diciamo così, come compito quello di salvare tutta una serie di valori, di riflessioni, di portarci al di là di alcuni orizzonti e di cercare quello che è in fondo il senso della vita, direi che questa scultura vi partecipa con una serie di emozioni che resteranno nel tempo. Io spero che questa scultura tornerà a Milano, andrà altrove, non so, penso che anche la fatica che viene fatta nello spostare questo blocco, che è immenso e so che è stata abbastanza, diciamo così, problematico portarlo da Santa Maria delle Grazie a qua, tra Michelangelo e Bramante, a Mendrisio, e da Mendrisio riportarlo magari verso Milano o verso un'altra città, però direi che vale la pena, perché l'arte ha anche questo compito, quello di suscitare delle emozioni a tutti coloro che ovviamente la guardano o vogliono guardarla, a tutti coloro che magari si sono dimenticati di alcune cose e l'arte le risveglia, a tutti coloro che hanno desiderio di reiniziare il discorso. Ecco, questa pietà, così come la poesia di Luzzi, ci permette di riprendere una riflessione che a volte si assopisce in noi e che in alcuni momenti forse vale la pena salvare. C'è una
frase di Michelangelo quando viene scoperta la Cappella Sistina, di fronte al Papa che cade in ginocchio e chiede a Michelangelo: ma è così il giudizio, il giorno del giudizio sarà così? E Michelangelo dice: io l'ho immaginato così, di fronte al Cristo giudicante, che è una pittura tutto sommato terribile, ma nello stesso tempo fosse precisa. E il Papa risponde: io purtroppo sono soltanto un Papa, tu forse hai visto qualcos'altro. Ecco, l'artista vede sempre qualcos'altro, anticipa la risurrezione, anticipa la nostra riflessione, anticipa quello che ci attende ovviamente nel tempo. E questo è un po' il mistero dell'arte, e per fortuna noi siamo anche, diciamo così, chiamati a partecipare. Abbiamo lavorato insieme, ma il grande merito di Carlo è stato quello di trovare poi la luce esatta per far risaltare la bellezza di questo mare. Adesso lascio la parola a Amedeo. Amedeo è già anche lui una parte fondamentale della nostra associazione, perché è già intervenuto altre volte. E adesso vedremo che cosa deciderà il comitato nella prossima assemblea, ma ritengo che Amedeo, sperando che accetti, farà parte ufficialmente del nostro comitato. Amedeo lo abbiamo conosciuto perché l'anno scorso, durante la maturità, aveva predisposto e preparato una tesi molto bella e molto importante su Mario Luzzi, su alcune linee di Mario Luzzi. Adesso è all'università, quindi lascio la parola però ad Amedeo. Grazie. Buonasera a tutti e grazie. Mario Luzzi e Vittorino Venturi sono quasi coetanei, sono quattro gli anni che separano il grande poeta e lo scultore dell'anima e del cuore. Refrattari alla guerra e all'oppressione della libertà, sia Luzzi che Venturi ricordano con amarezza quella grande seconda guerra mondiale, una guerra scolpita interiormente nelle dure e secche parole di Primizie del deserto, una raccolta di poesie di Luzzi dopo la guerra, così come i volti sofferenti, piegati, pesanti e sofferenti e bianchi di Venturi. Una guerra che trascina verso il basso l'uomo, nel degrado, nella morte. Lei che, seguendo le parole dello stesso Mario Luzzi, si cala nella sua intatta animalità. Alla guerra però sia Luzzi che Venturi danno una risposta, e la risposta è il ricordo, un ricordo che è un marchio speciale e ha una speciale destinazione, che è l'uomo. È l'uomo in sé, destinatario dell'opera dei due maestri. Dal passato noi uomini abbiamo molto da imparare, e spesso e volentieri non abbiamo capito tutte le sfumature di luci e di ombre della storia, quelle che Venturino scolpiva e disegnava, e Luzzi, e Mario Luzzi scriveva. La storia infatti è maestra, è esperienza, è sapienza, e questi sono i due obiettivi finali di Luzzi e di Venturi. Il loro messaggio, a parere, era molto marcato, era chiaro. Sono ambedue uomini di fede, di fede incrollabile, affrontavano il tema religioso con intensità, ma anche con due stili profondamente differenti. Per Luzzi, quello della fede era il più frequente tra i temi trattati, nei suoi oltre 70 anni di attività poetica. Luzzi era sempre alla ricerca di Dio, quel Dio, diciamo, oggetto e perenne incessante ricerca dell'uomo. In Luzzi Dio si era manifestato nel verbo, nella parola, in quella che lui definisce l'intima colata di umano di divino. E questa è la poesia è l'intimo colato di umano di divino, l'immagine di Dio nel mondo. D'altra parte Venturi esprime il suo percorso con e verso Dio attraverso la scultura. Scrive Luzzi, a proposito dello scultore: egli ha desiderato e tentato di rappresentare il sole, il mare, di catturare nella dinamica della sua potenza formativa
l'energia e la virtù fondatrice degli elementi. Una progressione verso la sintesi per captare l'esistenza spinge Venturi verso un apparente astrattismo. In realtà, alla caccia di forme sempre più elementari e embrionali, che traducono il principio ritrovandolo espresso nel lignaggio della natura, scritto nelle sue forme. Possiamo definire quella di Venturi una scultura morbida, nitida, chiara, spesso scolorita, intensa e come questa anche molto sofferente, definibile appunto con una sintesi romanica, come è stato ricordato prima, con una naturalità luminosa, ma comunque una scultura che ha un unico scopo, che è lo scopo dell'uomo, la ricerca di Dio, la sua passione. Luzzi e Venturi scavano nel passato del cristianesimo e quindi pervengono alla figura di Gesù Cristo, sempre distaccati, diciamo, dalle cose e dai rumori, dagli schermi, dai fari. Venturi infatti ha concentrato tutte le sue forze nel procurarsi le condizioni più idonee per ricercare Dio, per incrementare la sua arte. Infatti è la solitudine del suo atelier che precedentemente l'avevo raccontato all'inizio dell'intervento. La scelta della solitudine però c'è da dire che non ha mantenuto i due artisti lontani dai problemi dell'attualità e soprattutto dell'uomo. Altresì la loro solitudine può essere definita come una ricerca introspettiva, personale, trasportata in poesia e in scultura per i due artisti. Il cristianesimo di Luzzi si propaga in tutte le sue poesie, così come il tema della guerra, tante volte anche il tema della morte, ma anche dell'amore e della quotidianità, soprattutto nelle ultime raccolte. E questi io penso siano anche in parte probabilmente temi di Venturi. Ecco perché i due sono profondamente legati. Ambedue sono, diciamo, affezionati alla vita, all'origine, alla creazione, alla formazione, alla natività, soprattutto alla maternità, perché sono questi temi che li contraddistinguono: l'utero, l'embrione, le cellule, l'energia, tutte immagini che portano alla vita e alla nascita. Propulsore di questa energia senza dubbio la donna, entrambi gli artisti erano assai affezionati alla figura materna. Infatti è definita da Luzzi il duro filamento, che in una famosa poesia è difficile da recidere, da tagliare. Infatti è a Firenze che, a proposito di madri, è la mamma, diciamo, della cultura, dove un giovane Mario Luzzi, che si è dovuto interloquire e dire di cultura assieme ai colleghi Montale, Gatto, Ungaretti, Parronchi, Macri e Bigongiari, incontra un giovane scultore alle prime armi, diciamo, Venturino Venturi, in cui vari studi fiorentini, diciamo, si possono riconoscere i tratti della corrente definita da Francesco Flora nel 1936 come corrente ermetica, l'ermetismo. E Luzzi erroneamente è definito come ermetico, perché ermetico è solo l'involucro, soltanto l'involucro della poesia. Il contenuto, il verbo della poesia invece è chiaro e fa riferimento al suo stato d'animo, alle cose della vita, al sentimento del preciso istante, ecco perché si parla di ermetico, perché è estremamente personale. Si parla anche però del silenzio, dell'emozione, della bellezza, della paura, di tutti i sentimenti dell'uomo attraverso le poesie di Luzzi e le sculture di Venturi. Ecco perché quindi la poesia ermetica, dicevo, ma anche la personale venturiniana, appare forse disordinata o anche sconclusionata, fuorviante, vasta ed eterogenea. Penso che Venturi, il quale dedica la sua arte appunto a lui, allo stato d'animo, possa rientrare e far parte dell'ordinamento, della corrente ermetica, i cui tratti fondamentali possiamo vedere anche nella scultura di Cominciano. Scrive di nuovo Luzzi su Venturi: non c'è una frase che si possa dire astratta in Venturino, pochi segni sommersi e intensissimi, destinati a strappare l'individualità dall'indifferenziato, segni a rilievo o incisi su schegge o su frammenti di pietra. Venturino rivendica attraverso la sua scultura la sua pazienza e l'umiltà dell'uomo, la sua meraviglia, la sua angoscia e luminosa inerenza del creato nella creazione.
in sintesi possiamo parlare di una vera e propria missione, quella di Luzzi nel fare poesia e quella di Venturi nello scolpire. Scrive appunto Venturi, l'opera d'arte quando nasce è un atto d'amore, quindi non può essere né religione né storia, diventa religione o storia dopo, quando è assimilata dall'umanità. Io l'uomo non lo vedo morire, lo vedo nascere. Scolpire per me è partorire. Capiamo subito l'intenso legame che c'è quindi tra Luzzi e tra Venturi, scusate, e la nascita. E quindi la nascita è sinonimo di madre. La maternità è la fase in cui nel senso tangibile, soprattutto dimostrativo del connubio tra la forma più elementare dell'aggregato umano e la spirituale interpretazione del mistero della vita. Infatti è la madre santa, oppure santa madre, Margherita Papini, sulla quale, mamma di Luzzi, sulla quale si fonda la vasta partizione dell'opera luziana. Infatti la madre, non solo quella di Dio, porta nel grembo quel suo piccolo frutto che germoglia, nasce ed entra automaticamente nella storia perché è un essere unico. Quel figlio è un essere unico e irripetibile. Luzzi e Venturi rappresentano la madre come perfetta e armoniosa sintesi di quel tutto che ci circondava. La madre è il mistero dell'esistenza che crea e rinnova la vita. Diciamo che è colei che dal suo ventre crea di nuovo, crea ancora. Ecco, la scultura di Micciano mira ad aprire gli occhi del paziente osservatore verso il Cristo sofferente che, come possiamo vedere, ha perito come uomo in carne ed ossa. Al suo fianco, fuso assieme, come ricordavano prima gli interlocutori precedenti, fuso in una grande opera sull'Armoria di Carrara, con una Madonna che è grondante di dolore e anche di misericordia, una Madonna umana, appunto, ma divina, riprendendo appunto le parole di Luzzi. Un Cristo spezzato, come l'agonia materna, simile a quella pietà di Michelangelo, appoggiato in una sofferenza atroce sulle ginocchia della Vergine. Il suo bambino Gesù guarda la madre e guarda anche oltre, è già oltre di quell'immagine, è già arrivato nella sua casa, e la sua casa è la casa di Dio, quindi è la casa di se stesso. Grazie. Ringrazio Amedeo per questo suo intervento importante. Adesso praticamente noi abbiamo terminato, allora semplicemente chi ha desiderio di ritirare la brochure che ricorderà questo evento con una foto può avvicinarsi, la distribuirà Don Claudio con Silvia. Accanto io ho messo per ricordare anche Mario Luzzi, perché comunque oggi, anche se un po' in anticipo, ho voluto come associazione che si celebrasse anche il 12° anniversario della morte, che in effetti è il 28 febbraio, e la celebreremo invece a Pistoia, alla biblioteca comunale di Pistoia, perché a Pistoia poi presenteremo, quindi questa edizione di autoritratto, chi la volesse la può prendere, presenteremo una nuova edizione molto più importante di questa, ma comunque si potrà fare il ritiro, potrà fare poi il confronto con quella che verrà, cioè è la prima edizione annotata di autoritratto, quindi un lavoro intenso e molto pesante, ma veramente importante per gli studiosi, per gli studenti, per tutti noi che amiamo poesia e quindi capire Luzzi che non è così semplice. Quindi io direi che Don Claudio e Silvia si mettono a distribuire, i presenti che vogliono ritirare si possono avvicinare e ritirare una copia della